Allora, buongiorno a tutte quante voi e a tutti voi. Cominciamo questa informativa alla città e alla stampa con una richiesta di scuse al Consiglio Comunale, perché abbiamo finito praticamente stamattina, dopo una nottata, un lavoro difficile e quindi io in questa presentazione non parlerò in alcun modo, quindi è inutile che fate domande perché non dirò una parola sull'agenda di programma, su quello che è stato fatto e che faremo, perché questo lo farò, come ho preso l'impegno, in Consiglio Comunale la settimana prossima, in una data che sarà stabilita oggi pomeriggio tra lunedì e giovedì, e si aprirà il dibattito come è giusto che sia. Quindi oggi è solamente la presentazione alla città della nuova giunta. Io, prima di presentare la nuova giunta, sento il dovere umano, morale e politico di ringraziare quella che sotto il profilo dei comportamenti, della lealtà, della serenità e della bontà umana è stata la giunta che mi ha accompagnato sinora. Amministrare in questo momento una città come Napoli è molto complicato e io ho sempre ritenuto che questa esperienza è un'esperienza in continua evoluzione, in continuo cambiamento e non venendo noi da un ceto politico tradizionale, non abbiamo poltrone da assegnare e non abbiamo poltrone stabili. Siamo in movimento. La nostra esperienza è stata sin dall'inizio in movimento. Io del resto non ho partiti, non ho movimenti, non ho strutture. Sono stato eletto per cercare di amministrare nel modo migliore, in un momento così difficile, la nostra straordinaria e amata città. In questi mesi, così come mi sono impegnato, scusate, però non apriamo un dibattito però su come dovete essere collocati, perché il momento è complicato, è difficile, siamo stanchi, quindi trovate le posizioni giuste e poi andiamo avanti. In questi 2 mesi, come mi ero impegnato, ho voluto ascoltare molto la città. Ho ascoltato non solo i partiti, che ringrazio, poi su questo ci torno, ma ho ascoltato i cittadini, i movimenti, le associazioni, le forze datoriali, le forze sindacali e ho percepito progressivamente la volontà di contribuire alla crescita, allo sviluppo e al rafforzamento della nostra città. E anche da parte di diversi di dare sempre di più una mano a questa esperienza politica che ha la caratteristica dell'innovazione molto forte e che vuole mantenere. La richiesta è stata forte da parte di molti, da parte dei partiti di maggioranza, da parte dei partiti che ci hanno accompagnato, seppur non in maggioranza, con attenzione in queste esperienze. Da parte dei movimenti di opinione, da parte di tanti cittadini, di cambiare. Io mi rendo conto che quando si governa una città così difficile, senza soldi, in un momento drammatico e quando non tutti i risultati si riescono a perseguire, la richiesta principale che viene in mente è sempre quella di cambiare, 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 pensare che cambiando qualche persona automaticamente si risolvono i problemi. In realtà non è così. Questa giunta nasce con un'altra caratteristica, non di sfiduciare chi sinora ha lavorato, ma di allargare gli ambiti, i contesti e le aree delle persone che vogliono contribuire alla riscossa della nostra città. Ovviamente il mio pensiero adesso è necessariamente monco, perché dovrei dire diverse cose sul programma per poter meglio spiegare questo cambiamento, ma questo, come ho detto prima, lo dirò in Consiglio Comunale. Invece ci tengo a sottolineare che con questo passaggio a quasi 2 anni dalla nostra amministrazione e dalla mia elezione a sindaco, io lo trovo un momento di grande rafforzamento. Io non ho vissuto queste settimane come un momento di debolezza, ma anche, anzi, come un momento di riflessione e di opportunità per rilanciare un'azione difficile e cercare di mettere in squadra persone che abbiano innanzitutto un maggior radicamento sul territorio.
La nostra esperienza si è caratterizzata sin dall'inizio come un'esperienza di grande innovazione, con un'elezione diretta del sindaco sostenuto da alcuni partiti che hanno avuto il coraggio dalla prima ora di sostenere questa esperienza. Questi partiti in corso di questi 2 anni, con mille difficoltà e mille problemi, hanno sostenuto con lealtà l'azione del sindaco e dell'amministrazione, mi hanno chiesto, e io ho apprezzato, in un momento di così grande difficoltà di metterci ancora di più la faccia. E ho apprezzato anche l'avvicinamento progressivo che stiamo avendo con forze politiche che hanno lavorato in modo costruttivo in questi mesi. Penso alle formazioni politiche recentemente anche nate come il Centro Democratico, penso a Ricostruzione Democratica, penso al Partito Democratico, penso a SEL, penso all'area moderata rappresentata in Consiglio Comunale. Questo è un percorso che si è avviato durante questi 2 anni, che si è consolidato in questi 2 mesi e che si consoliderà ancora di più. Questa è la mia previsione. Perché in questo momento, lo dissi 2 mesi fa, quando andai in Consiglio, io riesco a riconoscere un unico partito forte, che è il partito di quelli che vogliono perseguire gli interessi della nostra città, riscattare Napoli, riscattare il Mezzogiorno e dare un contributo allo sviluppo forte della nostra nazione. Noi non ci sentiamo deboli, non ci sentiamo piegati, abbiamo una grande dignità, un grande orgoglio, l'ho detto anche al governo. Io non ho nulla in comune con questo governo, ma credo che questo governo vada sostenuto, così come il governo debba sostenere la città di Napoli. Perché in questo momento tra istituzioni bisogna tendersi la mano, perché il paese sta crollando e se uno si sfila troviamo solamente le macerie. E devo dire che ho accolto attenzione e soprattutto rispetto per questa esperienza, perché chi ha esperienza di governo e chi è in buona fede non può non sapere che significa governare Napoli da 2 anni senza soldi. C'è qualcuno che sta facendo disfattismo nella nostra città e verrà isolato ancora di più dall'azione fortissima che questa giunta metterà in campo. Quindi non dico niente, mio malgrado, su quello che è il lavoro svolto dagli assessori uscenti, perché lo dirò in Consiglio Comunale, che è la sede che merita, dove farò un bilancio dei 2 anni e le prospettive dei prossimi 3 anni. E nell'agenda di programma io terrò conto di tutti i suggerimenti, di tutte le considerazioni, tutte le analisi che mi sono state fatte, anche da chi sta all'opposizione, perché io ascolto molto l'opposizione, ascolto molto la critica, ascolto molto anche il dissenso forte e duro. Quello che mi piace ascoltare un po' meno sono le persone che vogliono il male della nostra città, quelli li ascolto per capire dove è il male per poterlo contrastare. Per quanto riguarda, io credo che i giornalisti presenti, i cittadini presenti non hanno ancora cognizione del provvedimento che ho firmato pochi secondi fa, prima di entrare qua, quindi è opportuno che io lo legga. Innanzitutto io ho dovuto prendere atto delle dimissioni dell'assessore all'urbanistica Luigi De Falco e di revocare l'incarico agli assessori Marco Esposito, Antonella Di Nocera, Anna Donati, Bernardino Tuccillo e quindi procedere alla nomina dei nuovi assessori. Nelle persone di Mario Calabrese, Gaetano Daniele, detto Nino, Alessandro Fucito, Roberta Gaeta e Francesco Moxedano. Prima di procedere alla lettura, un'ulteriore premessa, un'ulteriore considerazione che in parte ho già fatto, ma la voglio sottolineare in maniera più efficace. La prima giunta che io elaborai appena eletto è stata una giunta di persone esclusivamente provenienti, chiamiamole così, o dalla militanza politica autonoma o dalla cosiddetta, chiamiamola così, società civile, ma io cerco di fare sempre meno un distinguo tra politica e società civile perché è tutto politica e questa è un'altra novità anche di questa esperienza di giunta. Oggi si apre una fase nuova dove abbiamo la stessa identica forza innovatrice che avevamo 2 anni fa, però io preso atto con piacere del fatto che anche i partiti, una parte dei partiti, vogliono sostenere fortemente questa esperienza
senza in alcun modo minarne la forza innovatrice e rivoluzionaria rispetto agli schemi tradizionali della politica che abbiamo conosciuto negli anni passati. Io non ho mai percepito in queste settimane, in questi mesi, nemmeno nei dialoghi con i partiti, esigenze di invadenza rispetto a quella che è l'autonomia del sindaco e soprattutto le caratteristiche di un sindaco come me, che non accetterebbe in alcun modo nessun tipo di condizionamento e di compromesso al ribasso. Il resto è mediazione politica e ricerca di equilibri in una città dove trovare un equilibrio ogni giorno è sempre più difficile. Quindi ho mantenuto nella mia persona le deleghe della promozione della pace, la difesa e attuazione della Costituzione, le relazioni ed eventi internazionali, la città metropolitana, i finanziamenti europei, l'informatizzazione, la sicurezza urbana e polizia municipale, le politiche anticorruzione, antiracket e antiusura, la toponomastica, la mobilità sostenibile, la metropolitana, il trasporto pubblico locale e coordinamento funzionale delle partecipate operanti del settore, i rapporti col Consiglio Comunale e le municipalità. Per quanto riguarda la mobilità, la metropolitana e il trasporto pubblico locale, ho conferito delega all'ex assessore Anna Donati, perché uno dei principi fondanti di questa nuova esperienza è che 12 assessori sono pochi. Ci vogliono più forze, più gambe, più entusiasmo e ho percepito in questi giorni, e questa è una cosa che mi dà grande orgoglio da napoletano prima ancora che da sindaco, la disponibilità. La disponibilità di tantissime persone a collaborare anche a titolo volontario con questa esperienza. Il mio ringraziamento va quindi a Anna Donati che ha voluto continuare l'esperienza con noi, in quanto ritengo che al netto delle correzioni che abbiamo insieme deciso, il progetto di mobilità sostenibile che Anna insieme a noi sta portando avanti è un progetto da sostenere, da difendere, da implementare e da rafforzare. E tra l'altro il lavoro anche straordinario che stai facendo su metropolitane e altro. Questa è l'unica parentesi su brevissima di 30 secondi che ho dovuto dire sul programma per giustificare che non è una delega formalmente attribuita al sindaco, ma in realtà le funzioni saranno svolte integralmente da Anna Donati. E lo stesso avverrà per altre deleghe che ha mantenuto il sindaco, con particolare riferimento alla Polizia Municipale, ai rapporti col Consiglio e con le municipalità, perché l'intenzione mia è un allargamento della squadra, una squadra ampia, plurale, ognuna con le proprie idee, senza appiattimenti sul sindaco, ma semplicemente l'appiattimento sull'entusiasmo di cercare di governare al meglio la nostra città. Tommaso Sodano, vice sindaco e assessore all'ambiente, con delega ad ambiente, rifiuti, igiene della città, parchi e giardini, mare, tutela degli animali, bonifiche, sviluppo sostenibile, decoro e arredo urbano, pubblica illuminazione, politiche energetiche, smart city, agricoltura urbana, protezione civile e sicurezza abitativa, impianti tecnologici e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Quindi tutto il nucleo centrale che attiene all'ambiente, e quindi vabbè, sul programma ho detto che non devo dire niente, quindi Mario, perché mi viene ovviamente, dovevo parlare di programma, però. Mario Calabrese, assessore alle infrastrutture e lavori pubblici. Voglio ringraziare fortemente il professor Mario Calabrese perché è la dimostrazione di come in un momento difficile c'è una parte della città che non si limita a tenere le mani in tasca, a guardare come va a finire o magari a scrivere qualche editoriale un giorno sì e l'altro pure, ma di sporcarsi le mani in senso buono nel governo della città. Quindi lo ringrazio particolarmente. Assessore alle infrastrutture e lavori pubblici, con delega infrastrutture, coordinamento dei grandi progetti, coordinamento per la realizzazione di lavori e opere pubbliche, parcheggi, strade, suolo e sottosuolo, acqua pubblica e ciclo integrato delle acque, porto di Napoli, impianti tecnologici, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Alessandra Clemente, assessore ai giovani con delega giovani, politiche giovanili, creatività e innovazione. Nino Daniele, assessore alla cultura e al turismo, con delega a cultura, turismo, biblioteca e archivi. Voglio anche qui ringraziare sinceramente Nino Daniele, che sta
scelto, voglio dire, che si è aperto un dibattito, è stato scelto in modo completamente autonomo da me, non è un'indicazione di partito. Ho scelto Nino Daniele per le battaglie che ha fatto nella sua storia, perché è stato sindaco e sa che significa essere sindaco, perché ci avviamo verso la città metropolitana, quindi noi non guardiamo solo a Napoli, perché dal 1 gennaio 2014 saremo quasi sicuramente città metropolitana. Ci serve un'esperienza all'ANCI, è stato in regione, conosce le dinamiche dei rapporti tra gli enti locali e il governo, e una militanza poi sui temi della legalità. E ho apprezzato molto anche l'entusiasmo, e di questo lo ringrazio, con cui ha accettato la sfida e la mia sollecitazione. Ovviamente sono due deleghe che io considero, non voglio fare gerarchie tra le deleghe, ma cultura e turismo sarà con molta probabilità il pane per i nostri giovani del futuro. Quindi non è solo cultura e turismo, ma in realtà è l'economia anche della nostra città. Alessandro Fucito, assessore al patrimonio, con delega a demanio, edilizia pubblica e privata, antiabusivismo edilizio, condono edilizio, politiche della casa, cimiteri, autoparchi comunali, cooperazione decentrata, impianti tecnologici, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Voglio ringraziare anche qui personalmente Sandro Fucito, ho avuto il piacere e anche il privilegio di conoscerlo prima ancora che iniziassi l'attività politica, quando schierarsi su alcune battaglie a Napoli non era facile, non era comodo, lui l'ha sempre fatto, è una persona onesta, coerente, difficile anche da tenere in giunta, perché certe volte diciamo è difficile il confronto con Sandro. Ne ho apprezzato anche la lealtà, pur in una dialettica franca di questi 2 anni, è l'espressione di quella parte politica partitica della prima ora, che ha creduto immediatamente che io potessi vincere quando nessuno ci credeva, e quindi io adesso credo che l'esperienza di Sandro Fucito in giunta, la sua esperienza di consigliere comunale, porta a rafforzare non solo il radicamento sul territorio nella città di Napoli, ma anche il rapporto con il Consiglio, con il suo gruppo che lui ha guidato sinora, e con le forze politiche di riferimento, perché un altro obiettivo nostro è anche quello di costruire una rete politica nella nostra città. Napoli è la terza città d'Italia, la capitale del Mediterraneo, vuole essere laboratorio politico, oltre che amministrazione della città. Ringrazio anche il gruppo di Federazione La Sinistra, Laboratorio per l'Alternativa, che ha nella sua piena autonomia espresso Sandro Fucito come persona di quell'area politica che l'avrebbe rappresentato. Roberta Gaeta, assessora al welfare, col delega a politiche sociali, migranti, famiglie e politiche familiari, pianificazione e attuazione del piano socio-sanitario, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Ringrazio anche qui Roberta Gaeta per aver assunto una delle deleghe più complicate. Dopo l'uscita dalla giunta di Sergio D'Angelo, candidatosi al Senato della Repubblica nelle scorse elezioni politiche, per 2 mesi il vice sindaco Tommaso Solano, già impegnato con una delega particolarmente pesante e significativa, si è preso carico su mia richiesta provvisoriamente di una delega molto difficile, che invece richiede, come tutti intuiamo, un'assegnazione autonoma. È uno dei settori più delicati, è uno dei settori che noi consideriamo assolutamente prioritari, perché in un momento di crisi economica noi dobbiamo stare soprattutto dalla parte dei più deboli. Qua ci sono persone ingioiellate, piene di diamanti nella nostra città, che si lamentano del superfluo. Noi pensiamo anche a quelli, perché io sono il sindaco di Napoli e penso a tutti, però mi viene da pensare prima a chi non ha. Quindi per me l'assessore alle politiche sociali, nel momento in cui la regione e il governo ci tagliano le gambe, il comune di Napoli resiste ed è strategico. Roberto è espressione di quel mondo delle politiche sociali che io ho conosciuto, che non è stato tenero con questa amministrazione, che ci ha criticato, qualche volta anche ingiustamente, ha esercitato una critica sempre costruttiva, mai disfattista. E quindi credo che sia giusto aver scelto una donna di quel settore, una donna giovane che accetta la sfida, come l'ha accettata Alessandra Clemente, su cui tutti
bisbigliavano quando l'ho nominata perché pensavano una ragazza di 25 anni non potesse. Qua nessuno nasce imparato, cominciare da me. Mi sono dovuto inventare il mestiere di sindaco. Bisogna stare qua e a me piacciono le persone coraggiose, le persone che sanno decidere e si prendono gli impegni. Quindi anche su questo la ringrazio di essersi presa una rogna non indifferente, sapendo che tutta la giunta e il sindaco su questo tema sono più che sensibili. Francesco Moxedano, assessore al personale, con delega personale, avvocatura, statistica, anagrafe, stato civile, servizio elettorale, protocolli, archivi correnti, censimenti. Voglio ringraziare Francesco Moxedano, quale espressione del gruppo maggioritario del Consiglio Comunale. Io credo che complessivamente, non me ne voglia nessuno, io credo che il gruppo dell'Italia dei Valori, dal quale io originariamente provengo, nella mia esperienza politica in cui fui eletto al Parlamento europeo come indipendente in Italia dei Valori, è stato il gruppo che con maggiore forza e lealtà ha sostenuto questa amministrazione. E quindi ho molto apprezzato che il gruppo di Italia dei Valori, che ha scelto di impegnarsi anche in un momento difficile di quel partito, direttamente con le mani in questa esperienza, abbia espresso nel suo capogruppo che ha operato in modo assolutamente eccellente in questi 2 anni in Consiglio Comunale, ha ritenuto di voler operare al servizio della città e della giunta. Così come per Sandro Fucito, anche Franco Moxedano, ci troviamo di fronte a persone che conoscono la città, ne conoscono le problematiche, stanno con le orecchie per terra, sanno ascoltare e sanno anche riferire i problemi che noi abbiamo per poter governare. Quindi io credo che le presenze di Moxedano e Fucito servono anche a consolidare, non vi muovete troppo, siamo movimentisti fino a un certo punto, non vi muovete troppo tra sinistra e destra, destra, sinistra e centro, perché con Moxedano e Fucito noi possiamo anche consolidare il rapporto con il Consiglio, che diciamo la verità non è stato eccellente in questi 2 anni. È uno dei punti di critica principale, anzi di autocritica collettiva, perché non metto solo la giunta e il sindaco, ma mettiamoci anche il Consiglio Comunale, ovviamente in questa autocritica reciproca, almeno questa è la mia opinione. Quindi mi auguro da loro, portando l'esperienza dei 2 anni di Consiglio Comunale, oltre che l'esperienza pregressa, di aiutarci a migliorare questo rapporto anche con le municipalità. Perché in questi prossimi 3 anni noi vogliamo rafforzare la democrazia di prossimità, il decentramento politico e il rispetto nei confronti di tutti quelli che sono stati eletti dal popolo. E non dimentichiamoci che i consiglieri comunali, io lo dico sempre, lo voglio ribadire anche oggi, consiglieri comunali e consiglieri municipalità sono eletti dal popolo, hanno preso dei voti e quindi rappresentano la nostra città. Salvatore Palma, assessore al bilancio, finanza e programmazione, con delega a bilancio, programmazione economica, investimenti e mutui, controllo della spesa, risorse strategiche, tributi, centro unico degli acquisti, politiche di direzione, coordinamento e controllo delle società partecipate di concerto con gli assessori competenti ai rispettivi settori. Anna Maria Palmieri, assessore alla scuola e all'istruzione, con delega a scuola, istruzione, asili nido, impianti tecnologici, diritto allo studio, educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica, attuazione e integrazione scolastica dei bambini diversamente abili e dei migranti, città dei bambini, progetti speciali per l'infanzia. Enrico Panini, assessore al lavoro e alle attività produttive, con delega al lavoro, sviluppo economico, commercio e mercati, pubblicità e affissioni, tutela dei consumatori, polizia amministrativa, artigianato, impianti tecnologici, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Carmine Piscopo, assessore alle politiche urbane, urbanistiche e beni comuni, urbanistica e beni comuni, con delega a politiche urbane, spazio pubblico urbano, urbanistica, centro storico, edifici storici e sito UNESCO, coordinamento delle politiche e delle azioni per il territorio, beni comuni, democrazia partecipativa, processi di trasformazione e gestione partecipata delle aree negate, proprietà collettive democratiche, beni confiscati, impianti tecnologici, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Pina Tommaselli, assessore allo sport, sanità e pari opportunità, con delega a sport, impianti sportivi, impianti tecnologici, sanità, rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e pari opportunità. Concludo dicendo che il lavoro
di rilancio dell'amministrazione, di riscrittura del programma dei prossimi 3 anni, in modo di poter lavorare con maggiore forza, maggiore energia, più spirito di squadra, in modo di poter lasciare un po' più libero il sindaco anche di fare delle attività importanti sul territorio e presso il governo centrale, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità che attengono non alla giunta, ma attengono, diciamo, a tutta la formazione di governo della vita dell'amministrazione della città. Mi riferisco a strutture importanti che stiamo implementando e le società partecipate. Voglio anche dire 2 parole, siccome si è fatto in queste ore anche il nome di Anna Ferrara come possibile assessore della giunta, che Anna è una persona importante per il progetto di città, perché una persona commerciante che lavora in un territorio difficile, ha messo la faccia a Ponticelli su tante cose, è stata vittima di attentati e Anna farà parte della nostra squadra in un progetto politico importante nei termini che illustrerò alla città nei prossimi giorni. Come ho detto prima, per una sfida così epocale, senza soldi, 12 assessori sono pochi. Quindi noi proseguiremo nell'allargamento, nell'allargamento sia da un punto di vista partitico, guardando ai partiti rappresentati nel nostro Consiglio Comunale e anche fuori del Consiglio Comunale, sia nel rapporto con la città. Quindi io chiudo ringraziando sinceramente coloro che loro malgrado, quindi per mia responsabilità diretta in quanto sindaco, non sono più assessori, nel senso non me l'ha chiesto nessuno, mi sono assunto come sempre la mia responsabilità dopo aver ascoltato per 2 mesi tantissime persone, ma ringrazio soprattutto oggi quelli che ci hanno messo la faccia e sono convinto che questo è un giro di boa molto importante per la città, anche tenuto conto che da qui a breve anche le condizioni economiche della nostra città saranno sicuramente diverse. E quindi mi auguro che potremmo scalare la montagna con minori ostacoli di quelli che abbiamo trovato in questi 2 anni. Io darei la parola, mi sembra corretto, ai nuovi assessori, in modo che anche se brevemente possono illustrare il loro pensiero. Se siete d'accordo, andrei in ordine assolutamente alfabetico. Comincerei con Mario Calabrese. Cosa che giustamente il mio pensiero è quello. Scusate un attimo, sposto il microfono. Volevo soltanto brevemente dire, insomma, come voi tutti quanti, penso, come alcuni di voi sanno, io insomma vengo da altri ambienti, no? Sono un professore universitario, insegno alla Federico II di Napoli e ho dei ruoli istituzionali all'università. Il sindaco ci ha chiamati a tutti e mi ha chiamato a questa sfida, però alla quale come uomo delle istituzioni mi sono sentito di dover partecipare, cioè, sia personalmente, ma anche con l'appoggio di tutta quanta l'istituzione della Federico II. Noi abbiamo ben chiaro che sia l'Università di Napoli che il Comune di Napoli, anzi prima il Comune e poi l'Università, chiaramente nei loro 20 obiettivi il principale è quello della rinascita, comunque della ripresa per la città di Napoli, comunque del benessere per la città di Napoli. È chiaro che è una sfida complicata quella che il sindaco praticamente mi ha chiamato. E io spero, insomma, di poter dare una mano, insomma, per quanto praticamente mi è possibile, una mano all'amministrazione per raggiungere degli obiettivi che vorrà darsi o che ci vorremmo praticamente dare insieme. Prego soltanto tutti quanti voi di essere perlomeno, per me, che sono un novello, insomma, in questo presente ambiente, di essere un minimo indulgenti in una fase presente iniziale, quindi darmi il tempo, insomma, per affrontare una situazione che per me è assolutamente nuova. Grazie. Grazie Mario, do la parola a Milo.
Sì. No, cerchiamo di. Adesso Mario è stato europeo. Anch'io sarò molto breve. Vabbè, innanzitutto, ovviamente, tendo a ribadire, come ha detto il sindaco, che io sono qui. La mia unica fonte di legittimazione è il suo investimento di fiducia sull'apporto di esperienza o di impegno e di lavoro fatto che posso mettere a disposizione del programma che si è definito e della città, della mia città, della città che amo, che è Napoli. Vi posso rapidamente dire quali, insomma, sono le cose che penso di fare, come dire, la roadmap delle prossime 100 ore, perché in questo momento il mio primo dovere è un dovere ricognitivo e cognitivo, cioè devo ovviamente approfondire alcune questioni, avere una visione più compiuta delle cose che dobbiamo fare, diciamo. E quindi, per la verità, la prima cosa che volevo fare, la prima cosa che farei è sentire i grandi saggi con cui ho un rapporto, come dire, di amicizia, di frequentazione, che pensano a Napoli, nel doppio senso di sono grandi protagonisti del pensiero italiano ed europeo e che lavorano a Napoli e che pensano al bene di questa città, come Aldo Masullo, Biagio De Giovanni, l'ex procuratore Pietro Galgano, Padre Pizzuti, persone con cui ho avuto la fortuna di interloquire. Ci sono alcune parole del lessico che vorrei improntassero, diciamo, la mia responsabilità e la mia azione, che sono questi, ve li dico in breve e concludo. Innanzitutto lo sforzo che bisognerebbe fare è quello che io chiamo di coinvolgere i 100 o i 1000 fiori della cultura e del potenziale culturale di questa città, in particolare in questa fase, in un grande sforzo che potremmo chiamare Anima Napoli, cioè di, anche qui nella duplicità della parola, cioè di ridare alla città identità, anima e forza per continuare in un grande cammino e un grande sforzo di ripresa e di innovazione e di risalita. Come ha detto il sindaco, la cultura e il turismo costituiscono la nostra grande impresa e dobbiamo fare in modo che questa grande impresa, che è fatta di tanta innovazione e creatività, di tante capacità, anzi l'obiettivo è utilizzare e creare anche nuove capacità, si traduca in questo momento in risorse anche economiche e in fonte di occupazione e di lavoro per le straordinarie forze, talenti di cui disponiamo in questa città. Le parole sono programmazione, collaborazione, dialogo. Queste sono le tre parole del lessico che vorrei che caratterizzassero il mio impegno e il mio apporto, per poter rimotivare passioni civili, nuovi entusiasmi progettuali e nuove prassi solidali. Ci vuole il coraggio di governare e di cambiare. Diceva Don Milani, non c'è nessun merito a tenere le mani pulite se te le sei tenute in tasca. E penso che questo valga in particolare nei momenti più difficili in cui appunto ci vuole il coraggio di cambiare e di governare. Grazie. Allora, Alessandro Cucino. Brevemente, innanzitutto ringrazio il sindaco per le parole che ha
utilizzato nel presentare la mia nomina, e questo costituisce motivo di alto riconoscimento. Devo intendere che la fiducia che egli accorda ad una sensibilità politica, come egli stesso ha detto, ad un gruppo consiliare, ad una figura che io immeritatamente rappresento, fiducia che egli ripone attraverso deleghe così importanti e così delicate per le sorti della nostra città, possa essere ad egli riconosciuta nel nome di un lavoro comune che si possa compiere, perché discutiamo della forma e del modo in cui amministreremo i nostri beni pubblici, della credibilità di una gestione pubblica del patrimonio, preferibilmente senza intermediari, che possa essere una scommessa nella epoca della crisi economica, del disfacimento dei servizi pubblici, della difficoltà di ciascun ente pubblico a fronteggiare i crescenti bisogni derivanti anche da una forte crisi economica. Devo ritenere, per questo per noi e per me motivo di grande onore e privilegio, che egli abbia inteso intravedere la trasparenza, la onestà, la forte determinazione a tutela dei deboli e degli ultimi, quale unico bagliore nella nostra possibilità di azione riformatrice e quale ricongiungimento rispetto ai tanti valori che abbiamo condiviso dal 2011 nel corso di questi due anni e che sicuramente saranno le linee guida del riscatto che non solo attendiamo ma vogliamo praticare insieme. Ovviamente gli spunti programmatici dovranno essere molti ed articolati, come dice il sindaco lo faremo insieme in una seduta apposita. Valga questo messaggio di coinvolgimento del Consiglio Comunale, delle forze politiche, come una tensione emotiva che mi sento di rivolgere anche ai miei colleghi del Consiglio Comunale o ex colleghi di qui a pochi minuti, per ribadire la necessità di uno slancio comune e di una ripartenza, come credo sia nelle intenzioni e nelle volontà del sindaco che l'ha testé annunciato. Ho preferito scrivere due righe piuttosto che disperdermi magari in un discorso molto ampio che richiederebbe molto tempo. Quando il sindaco mi ha detto cosa ne pensi di diventare assessore alle politiche sociali, devo confessare che il mio primo istinto è stato di dire no. Ho pensato dentro di me che ho troppo da perdere rispetto ai miei obiettivi e della mia naturale attitudine al lavoro di frontiera, quello che si sporca le mani, come diceva prima il sindaco. E non ho nulla da dare in termini di esperienza politica, ma non sono una persona impulsiva, quindi ho chiesto del tempo per riflettere. E ho riflettuto con coscienza e senso di responsabilità su quanto mi veniva proposto. Ho ripensato anche al significato, a volte dimenticato, del concetto di politica, quello legato al termine polis, che in greco significa città, la comunità dei cittadini. La politica, secondo Aristotele, significava l'amministrazione della polis per il bene di tutti, uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. Questa è l'ottica che mi è più congeniale, come il concetto di responsabilità più che quello di potere. Ho fatto fatica ad immaginarmi in un ruolo diverso, in una prospettiva che non avevo mai considerato. Ho pensato a tutti gli impegni che mi ero assunta e che non avrei portato avanti. Ma non avevo considerato che i miei compagni di viaggio, le mie compagne di viaggio, avrebbero reagito incoraggiandomi e facendomi vedere un'altra faccia della medaglia. Non accettare avrebbe significato davvero venire meno all'impegno assunto e mi avrebbe tolto la possibilità di una critica costruttiva e concreta. Ho dedicato gli ultimi 15 anni della mia vita al sociale, considerandomi una privilegiata, certo non per le condizioni di lavoro che tutti conoscete essere mortificanti e sconfortanti, ma per la grande opportunità di realizzare quello che io credo, nell'unico modo possibile, da donna libera, nella città che amo dolorosamente e con passione. Ho portato avanti con i miei colleghi del settore battaglie per il rispetto dei diritti di tutte le persone,
in particolare di quelle in difficoltà, che necessitano dell'altrui voce per non essere del tutto invisibili, nelle modalità pacifiche che ci contraddistinguono, coerenti con i principi che ci ispirano, forse troppo silenziosi anche noi. Chi mi conosce sa che provengo dal mondo cooperativo e non mi riferisco soltanto al mondo delle cooperative sociali, ma ad un modo cooperativo di lavorare, basato sull'ascolto, la partecipazione, il confronto, la co-costruzione, l'integrazione di risorse differenti e per questo fondamentali, e il dissenso. Sì, penso sinceramente che diversi pareri offrano scenari altrimenti non immaginabili. Ho sempre pensato che questo assessorato fosse trasversale a tutti gli altri, perché sociale è l'essere umano, non solo quello che versa in condizioni di disagio. Ed è per questo motivo che immagino il lavoro che dovrò svolgere, soprattutto come capacità di ascoltare, creare connessioni di senso, offrire trasparenza, costruire soluzioni possibili, senza sopravvalutare le mie forze e competenze e soprattutto senza sottovalutare la situazione gravissima delle politiche sociali in questa città. Ed allora ecco il mio senso, il senso della mia scelta. Una scelta di responsabilità verso la nostra città, che troppe volte offre un'immagine di violenza, degrado, criminalità. Una terra che sempre di più nega i suoi giovani opportunità di sviluppo piuttosto che offrirne, che allontana i suoi talenti più che valorizzarli. Scelgo ancora una volta di impegnarmi in un settore scarsamente visibile, su cui si investe poco e su cui varrebbe la pena puntare per sostenere la speranza di contribuire, ognuno per la sua parte, a quel cambiamento profondo che possa rendere migliore la vita di tutti. Una società può dirsi civile quando offre condizioni di benessere per l'intera comunità e non consente il crearsi del pericoloso divario tra chi ha troppo e chi è deprivato di tutto, rischiando che talvolta gli uni per mantenere potere e privilegi, gli altri per ottenerne, siano disposti a oltrepassare i limiti della legalità. Queste sono le motivazioni per cui ho deciso di accettare questo incarico, correre il rischio ed affrontare la sfida che mi ha proposto il sindaco, che ringrazio sentitamente e sinceramente. Lo ringrazio per la fiducia e per il sostegno che sicuramente vorrà darmi, sostegno che sono certa di poter avere anche da tutti coloro che rappresentano le vere risorse di questa città, scarsamente valorizzate e conosciute, con cui ho lavorato fianco a fianco per anni, tutti coloro con cui ho condiviso anni di fatica e battaglie, speranze, delusioni, con cui so di poter continuare a condividere obiettivi da realizzare insieme, attribuendo il giusto peso al ruolo svolto da ciascuno e cercando soluzioni concrete e possibili nella consapevolezza della complessità del contesto e del momento contingente. Fabio Fazio e Roberto Saviano, un po' di tempo fa, in una trasmissione televisiva, invitavano ad esprimere le motivazioni per restare o andare via. Anch'io ho provato a ricordare perché vale la pena restare. Perché nonostante i suoi errori ed orrori, nonostante tanta dilagante stupidità, l'Italia è anche la patria di persone dotate di straordinaria intelligenza e cuore. Ed allora, dopo tanta vergogna che ho provato sulla mia pelle, per cui avrei preferito dire vado via, dico con convinzione resto qui, in quest'Italia dei paradossi e in questa Napoli splendida e crudele insieme, ancora capace di indignarmi e ancora forte della mia speranza, ma soprattutto della mia volontà e senso di responsabilità. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie sindaco di aver conferitomi questo incarico importantissimo dopo diversi anni di esperienza nel Consiglio Comunale. Mi sento fortemente onorato, ma ti volevo ringraziare fortemente per le parole spese verso il gruppo che ho presieduto in questi due anni e per la lealtà e dell'impegno profuso da tutti i 14 consiglieri che ho avuto l'onore di presiedere. Mi sento fortemente onorata dai nuovi assessori, quelli che già c'erano, ci conosciamo, abbiamo avuto un'esperienza da consigliere, da assessore, in consiglio per il lavoro che svolgeva il consiglio in termini di indirizzo. Ma mi sento fortemente onorata per l'ingegnere Calabrese, per
la dottoressa Gheri, che abbiamo avuto modo di conoscerci quando ero presidente della Commissione Politico Sociale, che sono, mi recai a visitare la casa famiglia che lei gestiva. Come mi sento, e in parte mi emoziono un po', sindaco, della presenza del mio carissimo amico Nino Daniele, per un percorso politico svolto insieme. Siamo stati insieme nell'assemblea, abbiamo costituito e siamo stati due costituenti del PD quando fu costituito. Pertanto questo mi carica ancora di più nell'impegno che questa squadra di governo deve avere verso la città nel rilanciare l'azione amministrativa e nel dare le giuste risposte alla città. Io ne sono convinto che ci sarà un lavoro di squadra, perché necessita, e il mio impegno è fortissimo su un tema fondamentale. Un'azienda e l'azienda comune funziona se c'è una collaborazione complessiva di tutte le professionalità che compone l'azienda comune. Io, il mio impegno vuole essere rivolto a un rapporto costante e continuo con tutto il personale e di tutte le professionalità e con le organizzazioni sindacali, che è parte fondamentale del personale che compone l'azienda comune. Aspettiamo le linee programmate, l'aggiornamento del programma che il sindaco si è impegnato, e giustamente è un punto che voglio sottolineare, perché rinvia e non accennate minimamente al programma, per il massimo rispetto che c'è verso il Consiglio, e di questo io voglio sottolinearlo perché lo apprezzo, perché provengo dal Consiglio Comunale e continuerà un rapporto anche da assessore, da un incarico diverso, con il Consiglio Comunale, come ci chiedeva lo stesso sindaco. In questo senso sarà rivolto il mio impegno. Voglio ringraziare nel concludere i 14 consiglieri che in questi anni abbiamo profuso un lavoro importante, fondamentale, nel dare, nel collaborare con l'amministrazione comunale. Il rapporto non si interrompe, continua e continua stretto con il gruppo, ma con tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione. Grazie.